Bella domanda. Oggi sono indeciso tra pasta e patate con la provola oppure gli gnocchi. Decidete voi, eh? Ragazzi, allora avete deciso pasta e patate. Noi invece della provola ci mettiamo la mozzarella. Avete deciso voi per me oggi. Vediamo se sono buoni. Dopo vi faccio sapere. E vai, che bello andare in moto, soprattutto quando piove. L'umile è considerato un uomo modesto, un debole, un vinto. Oggi quasi tutti cercano di prevaricare sugli altri, di dominare, di primeggiare. Non è elogiata l'umiltà, ma l'orgoglio, la vanagloria, l'arroganza. Essere umile, pertanto, vuol dire rendersi conto della propria superbia e combatterla. L'umiltà è il modo concreto di tradurre le virtù teologali della fede, speranza e carità infuse da Dio nella nostra anima nel giorno del battesimo. I maestri dello Spirito sostengono che l'umiltà è la base, il fondamento di tutte le altre virtù. Perciò se la nostra vita non è radicata in una profonda e vera umiltà, non è un'autentica vita cristiana. Senza l'umiltà, senza la capacità di riconoscere pubblicamente i propri peccati e la propria fragilità umana, non si può raggiungere la salvezza e neanche pretendere di annunciare il Cristo e essere suo testimone. Ah, questo è Mirko Brunetti oggi. Allora, Beatrice Luzzi dice che non era possibile avere un confronto edificante con Pier Lavattiero. L'intervista su Guida TV è molto lunga, andate dalla fonte originale a leggerla. Ciao!